Gli astronomi si trovano in un vero e proprio dilemma. Mentre il telescopio James Webb rivela un segreto cosmico dopo l'altro, allo stesso tempo dimostra agli esperti che sono stati sulla strada sbagliata per decenni. Ma come ci si comporta di fronte a scoperte che all'inizio sembrano impossibili? Con strutture così insolite da contraddire la cosmologia convenzionale? Attualmente si parla spesso del fatto che Webb abbia ribaltato tutto ciò che pensavamo di sapere sull'universo e sul Big Bang, ma il punto è che la verità è molto più sfumata e quindi molto più eccitante. Max Planck una volta disse: «Se cambi il modo di guardare le cose che guardi cambiano». Tuttavia, non è certo che il fisico tedesco avesse già in mente una visione delle cose pensata appositamente per l'astronomia a infrarossi. Ciò che è certo invece è che il telescopio James Webb ha cambiato radicalmente la nostra visione dell'universo. In teoria il dispositivo da 10 miliardi di dollari potrebbe rilevare dalla Terra il calore di un calabrone sulla superficie della Luna. In pratica Webb ha già identificato una serie di strutture misteriose nell'immensità dello spazio che semplicemente non si adattano ai nostri modelli cosmologici tradizionali. Ma come si affrontano le scoperte che semplicemente non hanno senso sulla carta? Con scoperte che hanno il potenziale di scuotere l'intera cosmologia fino alle sue fondamenta? Queste sono le domande che gli esperti hanno dovuto inevitabilmente porsi lo scorso anno. Dopo che la fotocamera nel vicino infrarosso NIRCAM di Webb ha osservato da vicino una sezione del cielo vicino all'Orsa Maggiore, gli esperti hanno scoperto 6 punti di luce rossastra nelle immagini che si sono rivelate un mistero. Sulla base dello spostamento verso il rosso, gli scienziati della Swinburne University of Technology di Melbourne hanno stabilito che la luce ha impiegato più di 13 miliardi di anni prima di raggiungere il nostro campo visivo sulla Terra. Pertanto, ha avuto origine da oggetti che esistevano da 500 a 700 milioni di anni dopo il Big Bang. Inoltre, le caratteristiche dei punti di luce hanno suggerito la conclusione urgente che si trattava di galassie primordiali, vale a dire galassie che non dovrebbero esistere in questa forma. In linea di principio, i ricercatori si sarebbero aspettati solo piccole galassie neonate in questo primo periodo del cosmo. Non c'è da stupirsi. In fondo, secondo le nostre attuali conoscenze, all'epoca non c'era abbastanza materia normale per formare galassie delle dimensioni dell'attuale Via Lattea. Almeno questa è la teoria, ma la realtà dovrebbe dipingere un quadro un po' diverso. Infatti, tutte e 6 le prime galassie contengono più di 10 miliardi di masse solari di stelle. Una di esse potrebbe addirittura avere una massa stellare di oltre 100 miliardi di masse solari. Per spiegare la presenza di strutture così massicce in un'epoca così precoce, o la densità di materia nell'universo giovane doveva essere da 2 a 5 volte superiore a quella prevista dai modelli cosmologici, oppure le galassie dovevano essere nate in un modo a noi completamente sconosciuto. Alla luce di ciò, i ricercatori hanno descritto la scoperta come un vero problema per la scienza, e in effetti questo problema non potrà che essere ulteriormente approfondito nel contesto di un'altra scoperta. Webb ha fatto esplodere la cosmologia. Dopo aver individuato le galassie sorprendentemente massicce, gli astronomi hanno inizialmente pensato di aver commesso un errore. Tuttavia, questo sospetto non è stato confermato nel corso delle analisi successive. Al contrario, la galassia che è stata aggiunta alle mappe stellari poche settimane fa sottolinea il fatto che i ricercatori dovrebbero essere pronti a nuove scoperte impossibili in futuro. Battezzato con il nome scientifico di JAIS-GS-Z14-0, questo gruppo di stelle esisteva 290 milioni di anni dopo la nascita del cosmo. Alla fine però la struttura non solo è diventata la galassia più antica mai conosciuta, ma anche un altro mistero. Infatti, sebbene la galassia esistesse già in un'epoca in cui, secondo le nostre conoscenze, le prime stelle si erano appena formate, è già incomparabilmente luminosa. Le analisi degli scienziati hanno dimostrato che l'oggetto galattico del desiderio comprendeva già diverse centinaia di milioni di masse solari di stelle. Ciò solleva la questione di come sia stato possibile. Come ha potuto formarsi una galassia così massiccia in soli 290 milioni di anni? In realtà i ricercatori ipotizzano che l'insieme di stelle abbia impiegato circa 100 milioni di anni per raggiungere le dimensioni osservate. Inoltre, le linee di emissione dell'ossigeno rilevate nello spettro indicano che diverse generazioni di stelle molto massicce avevano già completato il loro ciclo vitale prima che gli astronomi osservassero questa galassia.
Ma cosa significano queste sconcertanti scoperte per il quadro generale? O per dirla in un altro modo, se ci siamo già sbagliati sui processi di formazione della struttura dell'universo, non potremmo esserci sbagliati anche sulla formazione del cosmo stesso? Fondamentalmente il consenso scientifico è che l'universo sia nato con il Big Bang. In altre parole, circa 13,8 miliardi di anni fa, lo spazio, il tempo e la materia emersero da una singolarità originaria. Nel corso del tempo, la teoria del Big Bang ha resistito a una serie di test osservativi ed è anche in grado di spiegare un gran numero di caratteristiche cosmologiche. Queste includono, in particolare, il redshift della luce di galassie lontane, la presenza della radiazione cosmica di fondo a microonde, l'abbondanza di elementi leggeri e l'evoluzione di galassie e strutture più grandi. Sebbene la teoria del Big Bang non possa dire con assoluta certezza quali galassie si svilupperanno dove, può indicare delle probabilità. Tenendo conto di ciò, gli esperti possono stimare approssimativamente quante galassie piccole, medie e grandi dovrebbero apparire in un determinato volume in un determinato momento dell'universo. Fino al lancio del telescopio James Webb, tuttavia, non avevamo accesso osservativo diretto alle prime fasi dell'evoluzione galattica. Ma ora siamo più furbi e le galassie scoperte da Webb sembrano mettere in ridicolo la nostra comprensione del Big Bang e dell'evoluzione delle galassie nell'universo primordiale. I sostenitori della teoria del Big Bang sottolineano, tuttavia, che la questione non è affatto così chiara come sembra a prima vista. Secondo loro, i titoli dei giornali che proclamano la fine del Big Bang ignorano un dettaglio cruciale. Gli astronomi stimano il redshift, che indica la distanza e quindi l'età delle galassie, utilizzando una tecnica chiamata fotometria, che è incredibilmente incerta. Quindi, prima che la cosmologia convenzionale venga completamente rotta, sarebbero necessarie misurazioni più precise dei redshift e dell'età che ne deriva. Addio al Big Bang! E così molte scoperte di Webb si sono rivelate in seguito molto meno spettacolari. Ad esempio, ci sono le galassie insolitamente massicce, rilevate nel 2022, che con un redshift superiore a 16 si pensa siano esistite da 200 a 250 milioni di anni dopo il Big Bang. Pochi mesi dopo, e una serie di misurazioni più precise, le strutture da record si sono trasformate in galassie del tutto normali. Nel dettaglio, il redshift di una struttura è stato corretto al ribasso a 4,9, il che non significa altro che l'età della galassia è passata da 240 milioni di anni a ben oltre un miliardo di anni. Si tratta quindi di un tempo più che sufficiente per spiegare le loro dimensioni e la loro forma, utilizzando la teoria standard del Big Bang. Ma che dire delle altre scoperte? Anche il nuovo record galattico JADES GS-Z14-0 si è formato molto più tardi di quanto suggerito dai primi dati? Beh, non proprio, perché il corrispondente redshift di 14,32 dovrebbe essere confermato questa volta. Questo significa che la teoria del Big Bang ha fatto il suo tempo? Beh, dipende innanzitutto da quale esperto si chiede. In linea di principio, alcuni ricercatori ritengono che il Big Bang sia stato in realtà un Big Bounce. Secondo questo modello, l'universo è soggetto a un ciclo eterno di declino e rinascita, anche se alcuni esperti hanno dei problemi con il nome dell'unico universo. Secondo loro, è ipotizzabile che la maggior parte del cosmo si sia eternamente espansa in maniera inflazionistica fin dalla sua nascita. Questo processo si arresterebbe solo all'interno di sottoaree a forma di bolla in cui si formano una moltitudine di sottouniversi. Ogni mondo cosmico potrebbe contenere valori completamente diversi dei contanti naturali e quindi anche leggi fisiche diverse. Tuttavia, se Nikodem Poplavsky ha ragione, siamo tutti all'interno di un buco nero. Il ricercatore dell'Università di New Haven è convinto che nel cuore di uno di questi mostri di massa sia maturato una sorta di seme primordiale, che alla fine è scoppiato e ha aperto la strada al dispiegarsi del nostro cosmo. Al contrario, i buchi neri rappresenterebbero delle porte naturali che collegano due universi, con la restrizione che la porta cosmica può essere attraversata solo da un lato. In definitiva, la maggior parte degli astronomi continua ad aderire alle idee consolidate. È molto probabile che l'esistenza di galassie come JADES GS-Z14-0 possa essere spiegata nell'ambito della teoria del Big Bang senza dover apportare cambiamenti radicali.
Ad esempio, i grandi buchi neri potrebbero essersi formati prima di queste galassie e aver innescato brillanti esplosioni di formazione stellare, con la loro incomparabile forza gravitazionale. In alternativa, si sospetta che il feedback delle supernove e altri meccanismi abbiano alimentato la produzione stellare inaspettatamente elevata delle prime galassie. Ma a prescindere dal Big Bang, dal Big Bounce o dal multiverso, nessuno di questi modelli è in grado di rispondere alle domande prima e perché. In altre parole, cosa ha fatto emergere qualcosa dal nulla 13,8 miliardi di anni fa? C'è stato un fattore scatenante o si è trattato di una semplice coincidenza? E cosa è successo prima di allora? Stephen Hawking ha detto che il tempo stesso è iniziato solo con il Big Bang. Ecco perché occuparsi del prima non ha alcun senso. Di conseguenza, il Big Bang rappresenta un evento che non può essere stato causato da niente e nessuno. Le stesse leggi della natura ci dimostrerebbero che il cosmo potrebbe essere nato senza bisogno di energia o di una causa. Ma altri esperti mettono in dubbio proprio questo, e chissà, forse la chiave della conoscenza è solo una nuova scoperta di James Webb. In ogni caso, il tasto per iscriverti è a portata di click. Premi il pollice in su e clicca su iscriviti ora, per non perdere mai più un nostro video emozionante.